che cambia siamo noi. Ciao a tutti, siamo qui con Giovanni Milazzo, fondatore di Canesis, che è una startup innovativa che lavora con la canapa e con le stampanti 3D. Ci vuoi raccontare cosa fa Canesis, appunto? Ma Canesis mette insieme l'agricoltura con l'industria, sfruttando delle biomasse di scarto delle filiere agricole, standardizzandole per l'industria. Noi andiamo a guardare le filiere locali. Un'azienda X nel territorio di Ragusa ricicla 40.000 tonnellate di plastica petrolchimica. Questa azienda è vicino un'altra azienda che ha tantissimi aranci, che pota. E questa potatura è un valore per noi, per loro no. Allora che facciamo? La prendiamo, la standardizziamo in granulometria e umidità, la aggiungiamo al polimero termoplastico dell'azienda X. L'azienda X ha un valore aggiunto perché ha un volume di prodotto in più con un costo di produzione inferiore, ha un prodotto che è più leggero, meccanicamente più prestante, ma la cosa più bella, e qui sta la rivoluzione, è che il prodotto ha una identità. Quando all'industria gli piace la biomassa, tu hai impostato un nuovo processo produttivo all'industria che ti paga per quello, perché gli hai migliorato il lavoro, ma non solo, gli hai reso un prodotto che loro già producevano, magari petrolchimico, più sostenibile, perché gli hai aggiunto delle quantità di carica organica di scarto. Ci spieghi appunto come funziona la creazione di questo filamento? È una miscelazione meccanica molto semplice. Matrice vegetale e cocktail di biomasse. Matrice vegetale è derivata da amido di mais, a cui aggiungiamo podatura di aranci, carciofi, sulla, melograni, frumento, canapa. Canapa, abbiamo ora, a maggio uscirà il secondo filamento weed, che lo facciamo con gli scarti delle infiorescenze. Mentre questo, il primo che abbiamo lanciato, è stato fatto con gli scarti del fusto, quindi il canapulo. Recuperiamo quindi uno scarto che consta nel 10% del volume totale della prima trasformazione della canapa, che avviene attualmente a Taranto. Noi quindi acquistiamo questo scarto dall'azienda che trasforma, lo standardizziamo e lo aggiungiamo meccanicamente in trafila. Questa è una sorta di economia circolare quella che proponete. Questa è stata un'intuizione straordinaria per capire che dentro le biomasse ci sono tutti i principi attivi che tu puoi usare per l'industria. Cioè le industrie, i fluidificanti, gli stabilizzanti, gli emulsionanti, sono già in natura. Cioè tutte le aziende agricole, secondo l'azienda agricola quello che fa, ha al suo interno dei prodotti chimici naturali che produce senza saperlo. Mentre le industrie che probabilmente sono a 10 km dall'azienda agricola se le vanno a comprare in Canada. Abbiamo superato la fase di startup, la fase iniziale, adesso siamo in una fase di assestamento. Siamo qui invece con Lorenzo Migliarini, fondatore del marchio Imprinted. Ti va di raccontarci che cos'è Imprinted, qual è la sua particolarità? Imprinted è un marchio che si occupa di stampa 3D, ma soprattutto di stampare in 3D un materiale particolare che è la bioplastica a base di canapa di Canesis. Imprinted nasce dall'incontro di due realtà, Canesis e Coming Tools, che è invece un centro di prototipazione e progettazione di Varese. Scoperto il loro materiale, che è davvero fantastico, oltre che completamente naturale, consente una produzione quasi a impatto zero, ci siamo subito innamorati di questo splendido materiale, abbiamo fondato questo brand con cui andiamo a produrre diverse linee di accessori. Noi produciamo solamente on demand, per cui non abbiamo problemi e sprechi legati all'invenduto. Inoltre proprio la tecnica di stampa 3D, essendo una tecnologia additiva, consente una produzione con degli scarti che sono molto più bassi rispetto a un qualunque sistema di fresatura o di tecnologia sottrattiva. Io ti dico Italia che cambia, tu cosa pensi? Stai facendo questa domanda a un ragazzo di 31 anni, padre di famiglia, che
tre anni fa aveva un lavoro a tempo indeterminato che tutti sognavano e speravano, e io ho dato le dimissioni per aprire una mia attività. Per cui, contro i pronostici e contro le aspettative, io ci credo in un'Italia che cambia, soprattutto tramite innovazione e biocompatibilità. L'Italia che cambia è tutta una serie, tutto un network, perché mi sto rendendo conto che siamo tutti rete e stiamo tutti lavorando per il fine comune, e quindi la vedo come una grande famiglia. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi.